Piccola impastata per farla allisciare, deve diventare liscia. Lasciamo riposare con un panno umido di sopra, copriamo adesso con un panno. Facciamo riposare per 10 minuti. Adesso facciamo delle bruscine al burro. La pasta l'abbiamo fatta ben riposare. Per ottenere le brioche, formare palline da 20 grammi cada una e porre su teglie da forno ben distanti tra loro. Spennellare delicatamente con un uovo e infornare a 180 gradi per circa 10 minuti. Gli spolveriamo di sopra un po' di zucchero a velo. E queste sono le bruscine al burro, che si possono mangiare preferibilmente con la Nutella. E vi assicuro che squisite. Le dovete provare, sono facili a farsi, niente di particolare. Gli ingredienti per l'impasto al brioche al burro sono 500 g di farina tipo 00, 25 g di lievito di birra fresco, 190 g di latte, 80 g di zucchero, 100 g di burro fuso, 2 uova e 10 g di sale.